Fra i motivi che rendono l'Italia una sorta di culla della cultura europea vi è, fra l'altro, la straordinaria ricchezza e varietà del suo patrimonio artistico. Fra esso spicca, per qualità e quantità, la mole di patrimonio artistico ecclesiastico, tanto ricco quanto fragile, come hanno reso evidente di recente i terremoti che hanno interessato la nostra regione e tante altre sparse sul territorio nazionale. Allo scopo di tutelare e valorizzare l'arte ecclesiastica, l'Aula Magna della Fondazione Cardinale Giacomo Lercaro venerdì scorso ha ospitato il convegno Beni culturali ecclesiastici, tutela e protezione fra presente e futuro. L'incontro è stato organizzato dal Comando dei Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale in collaborazione con la CEI. A rappresentare le due istituzioni erano presenti, fra gli altri, l'arcivescovo Matteo Zuppi e il maggiore dei Carabinieri Giuseppe De Gori, insieme con l'incaricato regionale per i beni culturali e l'edilizia di culto, don Mirko Corsini. La custodia di tante chiese inizia a essere un problema, quindi è un lavoro che sta andando avanti da tanti anni. Però è inevitabile che si debba continuare a tenere acceso il riflettore, anche a aiutare un po' i nostri sacerdoti e le persone che sono legate alle nostre comunità ad avere maggiore attenzione sulla tutela e la custodia dei beni. Quindi il convegno parte un po' da questa necessità di qua di incontrarsi, di tenere alta l'attenzione, di fare il punto. E di mantenere quei buoni rapporti che sono tipici adesso fino adesso e speriamo che continuino con le varie istituzioni. L'obiettivo è rafforzare la cultura della tutela e della sensibilità nella salvaguardia di un immenso patrimonio culturale italiano, culturale italiano, quello ecclesiastico in particolare. L'occasione per diffondere anche quelli che sono i consigli e le linee guide che ha emanato il Comando di tutela patrimonio culturale nel 2014 e quindi per meglio prevenire le azioni illegali nei confronti e quindi le aggressioni al patrimonio culturale ecclesiastico e quindi per prevenire furti e danneggiamenti di ogni genere. Il nostro patrimonio è enorme. Purtroppo è molto vulnerabile, quindi ha bisogno di grande tutela. Dobbiamo ringraziare chi si occupa di questo, chi ci aiuta e credo dobbiamo impegnarci tutti per una maggiore conservazione di questa che è l'eredità dei nostri padri ed è espressione della nostra storia. Quindi dobbiamo fare il massimo sforzo perché questa bellezza sia possibile anche per le generazioni che verranno.